Dopo il debutto su PlayStation 2 e l'arrivo successivamente su PlayStation 3, Okami approda anche su console di nuova generazione con una versione rimasterizzata e supporto 4K. Okami ci porta in un mondo popolato da miti e leggende giapponesi, le quali mettono in risalto il folklore del Sollevante, con una narrazione incentrata sulla lotta tra il bene e il male. Il temibile Orochi, demone a 8 teste, si è liberato dalla sua prigionia, inquinando le terre di Nippon. Le preghiere della sacerdotessa Sakuya sono state esaudite. La statua del lupo bianco di Shiranui prende vita, alimentata dallo spirito di Amaterasu, la dea madre di tutto ciò che è buono sulla terra. Nel corso dell'avventura controlleremo il maestoso lupo bianco, chiamati a sconfiggere e imprigionare per sempre il malvagio demone, accompagnati da Isun, un insetto umanoide il quale ci comunicherà di continuo il da farsi. Amaterasu, oltre a poter utilizzare degli attacchi corpo a corpo, è equipaggiato di un magico pennello, con il quale è possibile colpire i nemici ed oggetti dalla distanza, scacciare l'oscurità per far posto alla fioritura dei ciliegi, ricostruire un ponte rotto e molto altro ancora. Nel corso dell'avventura è possibile sbloccare nuovi poteri, unendo le stelle che compongono una specifica costellazione. Eliminando i nemici o compiendo determinate azioni si ottengono dei punti esperienza, con i quali migliorare non solo la barra vitale, ma anche la quantità di inchiostro trasportabile ed altro ancora. Gli yen raccolti nel corso dell'avventura ricopriranno un ruolo chiave, in quanto è possibile utilizzarli sia per l'acquisto di scorte di cibo per gli animali affamati che migliorie temporanee, souvenir, scorta di medikit o nuove tecniche di combattimento dal sensei. Okami è suddiviso in regioni, dove in ognuna di esse l'oscurità la fa da padrone. Dopo aver riportato in vita l'albero protettrice della zona, avremo la possibilità di esplorare in lungo e in largo la regione, alla ricerca di tesori, segreti, collezionabili e missioni da portare a termine. Nonostante i combattimenti siano strutturati in tempo reale, durante l'esplorazione capiterà spesso di imbattersi in pergamene volanti o templi contaminati, i quali prevedono dei piccoli ma a volte intensi scontri contro un certo numero di nemici. Il tutto viene gestito da un comparto grafico in cel shading, dai colori e tratti marcati, con una colonna sonora che si sposa alla perfezione con i vari scenari, accompagnata da versi incomprensibili durante i dialoghi, con sottotitoli in lingua inglese. La generosa longevità del titolo ci porta a vagare per le terre di Nippon per 40 ore circa, ad un livello di difficoltà normale, per certi versi discutibile, dinamico e abbordabile, il quale consente a tutti di giungere alla conclusione di questa splendida avventura.